Il Movimento 5 Stelle ritira la firma alla proposta di legge sul ripristino del trattamento di fine mandato in regione e non avrà in calce la sigla dei pentastellati, mentre restano quelle dei Dem, dei Civici di Conne per la Puglia e pure dei Popolari. Il documento è stato depositato nelle scorse ore e stavolta non ci saranno blitz in aula, al contrario di 2 anni fa, quando l'indennità era tornata con un emendamento a fare capolino per qualche settimana, prima di finire impallinata dalle polemiche e archiviata nel dimenticatoio. Si procederà secondo l'iter ordinario delle leggi, passaggio nelle commissioni prima, discussione in aula poi, entrambe ancora senza una data. Soltanto per il 2023 il ritorno dell'assegno di fine mandato prevede una copertura di 3,7 milioni di euro, con lo stesso assunto a difesa del documento. Il principio è lo stesso del TFR in favore dei dipendenti pubblici e privati, peraltro già previsto per deputati e pure per sindaci e presidenti di provincia. Il centrodestra non è della partita, ma le carte sono ancora coperte e le si scoprirà soltanto nell'approdo in commissione, come sulla contestata retroattività effettiva a partire dal 2013.